Mister Sorriso, Volontari della Gioia, un'attività, una serie di iniziative davvero encomiabili. Queste ragazze hanno, e altri ragazzi ovviamente, hanno la capacità di fare volontariato nelle varie strutture ospedaliere tarantine e cercano appunto di dare un sorriso a chi è in sofferenza. Beh, una battuta, un qualcosa di simpatico che aiuta a non pensare alle cose brutte. Siamo con Sbirulina, ecco, parliamo di queste attività, siete al quindicesimo anno. Sì, assolutamente. Siamo al quindicesimo anno e quello che cerchiamo di fare è portare un sorriso. Portare un sorriso in quelle situazioni in cui c'è sofferenza, quale case di riposo, ospedali e anche orfanotrofi o comunque in qualsiasi situazione di disagio. Il nostro obiettivo è portare un sorriso, come ho già detto, però diffondere anche la cultura della clown care therapy. Quindi il care intendiamo prendersi cura del prossimo, quindi non necessariamente facciamo solo e unicamente ridere, cerchiamo l'ascolto attivo. Certo che in momenti difficili la vostra attività è una carezza, penso ai bambini, penso agli anziani soprattutto. Sì, logicamente questa domanda poi va fatta alle persone che incontriamo, però abbiamo molti feedback, soprattutto con i bambini riusciamo a creare una realtà che va oltre la stanza, ad esempio d'ospedale, in cui il protagonista diventa il bimbo, quindi è il bimbo che ci comanda e ci guida nel percorso che poi diventa un gioco, quindi si cerca di uscire un attimo da questo momento che appunto l'ospedalizzazione del bambino sappiamo che è un momento molto pesante, cerchiamo in questo tempo di staccarci dalla realtà. È un dono quello che voi fate, ma sicuramente in termini morali ricevete molto. Appunto, si riceve molto di più rispetto a quello che si dà, veramente tanto, infatti anche con le altre due colleghe siamo 170 volontari e la cosa bella è che stiamo sempre in coppia. E questo è importante da dire perché nel momento stesso in cui c'è un problema o anche da parte nostra possiamo, si affronta insieme. Esatto, come in questo momento. È stato proprio. Ci supportiamo. In questa circostanza hanno fatto parlare solo te. Però possono parlare anche loro, assolutamente. Sì, ci sosteniamo anche in queste situazioni. Quindi. Sì, infatti, soprattutto in queste situazioni siamo sempre abbastanza unite. Un'altra bellissima iniziativa, anzi una bellissima opera realizzata, è il Parco della Gioia. Di cosa si tratta e poi il messaggio, no? Il significato dell'inclusione, il valore dell'inclusione. Il Parco Giochi, il Parco della Gioia nasce dalla necessità di rivolgere l'attenzione, quindi sollecitare l'opinione pubblica sul concetto dell'inclusione. Inclusione perché questo parco è rivolto ai bimbi normodotati, ma anche ai bimbi con diverse attività, con diverse abilità. Logicamente tramite la diversità si cerca di crescere, si cerca di considerare questo valore aggiunto per andare avanti, appunto per crescere. Giusto ragazza? Sì, giustissimo. Vi ricordiamo anche che in via Federico II, località Tramontone.